Avevo fatto anche un intro tutta bellina, perché non è la prima volta che provo a registrare questo episodio. Siamo in divisione 4, avevo spiegato che c'ero arrivato ieri e che questo episodio avrebbe avuto il titolo Rotto Division 3 perché sono umile, ho rubando il titolo dello zio Max, sì, in onore dello zio Max, solo ed esclusivamente perché ieri sono arrivato in D4 eguagliando il record della scorsa stagione. E quest'anno volevo arrivare in divisione 3, ho fatto la prima partita, lag allucinante. È stata bella, ho vinto 3-0 se non sbaglio. Bella partita, ma mi si è staccata la scheda di acquisizione. Sto registrando da un'ora, non ho ancora fatto un episodio perché ancora non ci è uscito un episodio. Ma questa è tutta un'altra storia, quindi adesso ci rimettiamo la squadra forte e proviamo ad andare a registrare, sperando che non laghi, sperando che non si stacchi la scheda di acquisizione, sperando che Dio non sia così po... Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crisabo, il canale per chi è nabo. Signori, anche oggi qui su PES 2018 per cercare di arrivare in divisione 3. Mi hanno chiesto di fare 3, guarda, me l'ha trovato subito, sbam, 729 punti lui, 729 punti io, senza considerare che grazie alle coppe challenge di queste due settimane ero quasi arrivato a 800 punti, ma sono tornato a scendere a 700. Ieri ne ho vinte 3 o 4, sono risalito un po'. Non dico niente. Vediamo chi è lui e dove gioca, dai. Non voglio fare un episodio triste, un episodio dove bestemmio, ma sarà quello che succederà oggi, probabilmente. Questo ha fatto 2207 partite. Le stesse partite che ho fatto io in divisione sim per fare GP. Guarda qua. 2160 partite in divisione sim, sto in divisione 5. Ho fatto 234 partite, ho fatto 4 vittorie di fila, questo vuol dire che se vinciamo questa, che non vinceremo, saranno 5, ci dovrà dare il per cento, no? Il per 5, in modo che aumentiamo la percentuale, no? Che cazzo ne so. Noi ci proveremo, ma non andrà. Questo c'ha anche il campo dove piove, figurati quanto c'ha la mamma puttana questo. Tu figurati quanto c'ha la mamma puttana questo. È bello l'effetto della pioggia, io non dico di no, però mannaggia il cazzo. Se ne fai un altro ti metto le marcature sugli esterni, così, no? Non ci pensiamo più. Vaffanculo, va. Tu e i tuoi cross del cazzo. Bella, bella. Guarda se sbaglio anche questo. Se sbagliavo anche questo, Dio santo. Il campo bagnato, hai visto il campo bagnato? Ci manca solo che questo si mette a fare l'esultanza, che bestemmio. Non esulto, perché questo basta che fa due azioni e va in gol, perché col campo bagnato, la stanchezza dei giocatori, eccetera, eccetera. Se mi facesse tutti i passaggi di prima, le vincerei tutte le partite. Tutte le vincerei, le cazzo partite. Campo bagnato. Ma se non ti si bagna manco la mamma, no? Ma che cazzo vuoi? Certo. Vai, tira. Ho messo il portiere apposta lì. Ho messo il portiere apposta perché lo sapevo che tirava lì, no? E invece. Guarda. Bravo. Dio banana. Guarda Chiellini che cade. Esatto. Ecco perché non esulto quando segno, perché no?
due azioni e due tiri in porta, due gol. Esatto. Pareggiarla, adesso la vince. Guarda. Il campo bagnato, signori, vincendo 4-1. Vincendo 4-1. Non mi ha fatto il velo. Bella quando non mi fa il velo, bella. Voi non l'avete sentito, ma il telecronista stava urlando Alex Del Piero. È stato bello, per un momento mi sono emozionato, mi ha ricordato i vecchi tempi, bene sì. Prova adesso. Esatto. Nedved! Questo, se non avessi avuto il campo bagnato, avrebbe quittato a fine primo tempo. Io non lo dico per vantarmi, ma c'è tanta gente che al trentesimo mi appoggia il joystick e smette di giocare, come quello di ieri. Ma non vi ho detto l'ultima comunque, non ve l'ho detta, ve la farò vedere a fine video, rimanete fino a fine video perché ve la farò vedere, anzi probabilmente ve la farò vedere adesso perché ci sono stati tipo 11 gol in questa partita, quindi credo che gli highlights ce li abbiamo. E lasciamo perdere sto primo episodio che comunque era parte, anche se il primo non lo vedrete mai perché non me lo ha registrato, ma va bene. Vi faccio vedere cosa è successo ieri. 760 punti. Zitti. Prima di staccare vi faccio vedere cosa è successo ieri. Ieri ho giocato contro questo ragazzo che si chiama Matte 10 Ibra, no? A fine partita ho vinto io, non c'ho la screen, le cose. Ho vinto io forse 4-1, non lo so. A fine della partita, e questo era un crossatore seriale comunque, liberi voi di crederci o di non crederci. Comunque gli ho messo le marcature sugli esterni. Ho vinto 4-1, 5-1, non lo so. E ha visto che io comunque avevo Cagliari nella, no? Nella tag quando ti matchano, c'è scritto Cagliari. Così mi ha scritto Sudicio Terone. Teron, figlio della merda, frocio. E su consiglio dei ragazzi gli ho scritto: sì, ma ho anche dei difetti. Non è colpa mia se non hai le mani, comunque saluta YouTube. Se incontrate questo Matte 10 Ibra, mettete le marcature su Eze Eda, fateli un pacco di gol, a fine partita mandateli un messaggio, Crisabo ti saluta. Ma scriveteglielo. E se Matte 10 Ibra dovesse mai vedere questo video, sei una testa di cazzo. No? Impara a giocare, non a offendere le persone. Ma questa è un'altra storia. E poi la gente mi dice, segnalali, no, è divertente, lasciali insultare che mi diverto. Così li faccio vedere a voi e vi fate una risata anche voi. Ho anche dei difetti, consiglio di Ivan di risponderli così. Salutiamo Ivan, ciao Ivan. Tanta roba. Signori, questo primo episodio della divisione 4... Dovevano, non so manco come chiuderlo perché dovevano essere due partite, le abbiamo vinte tutte e due, sarebbe stato un bellissimo video, ma va bene, scheda di acquisizione dei miei coglioni. Finisce qua comunque, 11 gol in una partita, 4 subiti perché li avete visti, come li ha segnati, gol non me li sono mica inventati, e se giochi col campo bagnato, oltre ad avere la mamma puttana, probabilmente c'hai anche qualche altro problemino, ma noi non lo sapremo mai. Comunque, io vi saluto, vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto, se fosse così, mi raccomando, intanto guardo lì per vedere se sta registrando, ho una paura, un caga, io spero comunque che il video vi sia piaciuto, se fosse così, mi raccomando, lasciate un bel pollicione, scrivetemi sotto un commentino, che anche se non rispondo comunque li leggo tutti, quindi non preoccupatevi, noi ci vediamo al prossimo video, adesso provo a registrarmene un altro perché non ha laggato questa partita, quindi sono stato fortunato, magari almeno da quel punto di vista la fortuna ci sta aiutando, quindi vi aspetto nel prossimo episodio, speriamo bene, signori ricordatevi di divertirvi e che in fondo siamo tutti un po' nabbi, bella signori, bella.